Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova lotta dell'infinito, si chiamava così, non me lo ricordo. Oggi ci sarà il grande episodio con protagonisti personaggi di Ghost and Goblins, ovvero Arthur, Sir Arthur, at thy service. Il signor Arthur con il suo vestito casual, del venerdì casual, dato che oggi è venerdì, sì. E il suo arzi amico, chi se lo ricorda? Firebrand. Esatto, anche lui molto casual. E allora ci pigliamo presa che rende l'avversario immobile. No, era quella dello spazio, esattamente questa, con la gemma dello spazio. E me aveva chiesto il buon Mattia Pini di andare contro Dormammu. Dusta Dormammu. E Dormammu sta a chi? Dormammu. A me mi piacciono quelli differenti di colori. E Spider-Man. Dove sta Spider-Man? Spider-Man! Wow, my spider sense is really tingling. È qua vicino anche Spider-Man! Facciamo casualmente a loro? Perché chi se ne frega! Eccoci qua con il nuovo incontro della lotta dell'infinito! By the night's oath, I shall fight to my last breath! Repugnant vermin, suffer the ultimate agony! Who will come out on top? Ready! Fight! Per fortuna che sto gioco è tipo coso! È tipo coso, come si chiama lì, insomma? È tipo mi sa tanto che ho sbagliato una cosa, perché non ho messo a difficoltà difficile! Ma chi se ne frega? Dato che era da un po' che non facevo questo appuntamento con la lotta dell'infinito, mi sono sconfuso! Può capitare, anche perché comunque me le stanno dando di santa ragione, quindi diciamo che il grado di difficoltà è quello che è. Eccoci qua contro il Dormammu, dato che questo qua, se non sbaglio, l'arena l'ho sbloccata facendo la storia, ed è, come potete vedere, tantissimo che non giocavo a sto gioco da quando è finito la campagna, che per fortuna diciamo è durata di meno rispetto ad altri. Eccolo qua. E giustamente ritorniamo con i mitici personaggi, aia, con i grandissimi personaggi, aia, che dolore, avversari che si parano e io giustamente non sono capace di pararmi, aia, cambio, entra lui, Firebrand, il tipo valoroso, quello che quando inizia a fare una cosa la fa e la porta a compimento. Meno, io ho letto che Firebrand in inglese vuol dire sta cosa, dopo non lo so, non ne sono sicuro. Becca, mamma mia che mega fiammatona, le grandi fiammate, Infinity Storm, sei finito, dannato Spider-Man, puoi saltare solo qua dentro, lurido rifiuto della realtà, anzi dello spazio, aia, però m'ha chiuso pure lui, sto scostumato, costumatezza. E giustamente poi io faccio la mossa quando lui è imparata, no? Mamma mia, nasciata in bocca. Bocca, vieni qua Dormammu, cambio però, perché così almeno credo che al buon signor Arturo gli torni su un po' la vita, dato che questo gioco assomiglia molto come tipologia di tecniche e di altro al buon Dragon Ball. Fai la mossa e cerca di beccarlo! Giustamente me la fa prima lui, ho iniziato prima io. Ovviamente chiedo subito scusa se non ho messo il livello difficile, ma me lo sono scordato. La prossima volta ritornerà questa mega sfida. Sfida ho detto, non sfiga! Perché qui c'è il K.O. Idiota, che ti sia di lezione per aver... ecco, no? Di a quelli del tuo universo che la fiamma rossa è qui per loro. Mamma mia. E ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Dal prossimo momento rimetteremo il tutto a difficile, come è questa serie fatta a livello difficile come difficoltà. Spero che vi sia piaciuto e scrivetemi sotto nei commenti contro chi devo andare la prossima volta. Indovinate un po' con la lotta dell'infinito.